nuovo corso, siamo arrivati alla decima lezione. Oggi faremo un total body, un lavoro completo, però lo dividiamo in tre blocchi. Il primo blocco sarà composto esclusivamente da lavoro sull'addome, sugli addominali. Il secondo invece esclusivamente un lavoro per il gluteo e infine il terzo invece un lavoro con i sovraccarichi. I primi due blocchi li svolgeremo a tempo, quindi come funzionale, 30 secondi di lavoro, 10 di recupero. Conoscete già il VIP, quindi sapete la modalità di lavoro che andiamo ad adottare. Allora, io direi di iniziare subito con il primo blocco. Pronti per partire? Ci mettiamo con le spalle a terra. Pronta? Partiamo col crunch. Ci siamo? 3, 2, vai! 1, hop, hop, forza, sono 30 secondi, chiaramente cerchiamo di lavorare tranquilli la prima parte. Forza. Qualche secondo ancora e poi ci giriamo subito per fare il plank. Ok, ci mettiamo girati, 10 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro, dopo di poggiarti, pronta, 2, 1, vai, allungati, prepariamo subito le asciugamani, perché ogni due esercizi che facciamo sull'addome lavoreremo a step con le asciugamani. Ancora qualche secondo. Ci siamo. Perfetto. Sempre a terra, ma con i piedi poggiati sugli asciugamani, esattamente gli avampiedi. Pronti a partire con lo step. Ci siamo? 30 secondi. Vai. Mantieni. Qualche secondo ancora. Tre, due, uno. Ok, allora, mettiamoci subito con le spalle a terra, mano lungo i fianchi e con le mani andiamo a toccare le caviglie. Pronta? Pronta? Su, via, via, via. Il ritmo, cerca di seguirlo. Ancora. E subito dopo rimettiamoci in plank, questa volta un plank dinamico. Pronta? Ok, girati. Con le ginocchia andiamo a toccare praticamente il petto opposto. In questo modo. Siamo? Via. Ultimi secondi. Ok, ci mettiamo di nuovo a fare step, piedi sugli asciugamani, 30 secondi anche qui, vai. Secondi, ok, ci mettiamo lateralmente, le ginocchia tirate verso il petto, busto invece ruotato verso l'alto, laterali, su, vai, prima a destra e poi a sinistra.
ritmo. Ok, cambia lato, stesso lavoro, ci giriamo dall'altra parte. Pronta? Due, via, su, 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 su. Cerchiamo di tenere molto alte le ginocchia piegate al petto. Prossimo esercizio ci rimettiamo in plank. Ok, attenzione perché in questo plank dobbiamo sollevare prima la gamba destra, il braccio sinistro e poi il contrario, ok? Pronta? 3, 2, vai! Oh, cambia, oh, cambia, oh, cambia, vai, 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 ancora, via, 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 ultimi secondi, forza, ok, step di nuovo con le asciugamani, 30 secondi, ci siamo, via. Ci siamo, ok? E ora il crunch con i piedi sulla sedia. Poggiamo, piedi poggiati, quindi gambe a squadro, vai. Pochi secondi, 3, 2, 1, perfetto, ci mettiamo seduti e qui dobbiamo andare in equilibrio destra, sinistra, tengo per respiro, via, forza. Vai a mollare. Dai che è l'ultimo. Ok, di nuovo con le asciugamani, piedi poggiati, 30 secondi, pronto? Vai! Ci rimettiamo di nuovo crunch con i piedi poggiati sulla sedia, questa volta con torsione del busto. Pronta? Vai! Secondi. Perfetto, ci giriamo e ora andiamo di slancio con le braccia salendo col busto, ok? Questo, pronta? Vai!
su, hop, vai, su, hop, vai, su, hop, vai, su, hop, forza ancora, su, dai che ci rimane l'ultimo step con gli asciugamani e per concludere il primo giro. Tutto questo lo dobbiamo ripetere ancora una volta, quindi sono due giri di addominali. Perfetto, l'ultimo step con le asciugamani. Pronta? Ci siamo? Vai! Perfetto. Qualche secondo ancora e poi ci giriamo subito per fare il plank. Ok, ci mettiamo girati, 10 secondi di recupero tra un esercizio e l'altro, gomiti poggiati, pronta, 2, 1, vai, allungati. Prepariamo subito gli asciugamani, perché ogni due esercizi che facciamo sull'addome lavoreremo a step con gli asciugamani. Ancora qualche secondo. Ci siamo. Perfetto. Sempre a terra, ma con i piedi poggiati sugli asciugamani, esattamente gli avampiedi, pronti a partire con lo step. Ci siamo? 30 secondi. Vai. Mantieni. Qualche secondo ancora. Tre, due, uno. Ok, allora, mettiamoci subito con le spalle a terra, mano lungo i fianchi e con le mani andiamo a toccare le caviglie. Pronta? Pronta? Su, via, via, via. Il ritmo, se non seguirlo. Ancora. E subito dopo rimettiamoci in plank, questa volta un plank dinamico. Pronta? Ok, girati. Con le ginocchia andiamo a toccare praticamente il petto opposto. In questo modo. Ci siamo? Via. Yeah.
secondi. Ok, ci mettiamo di nuovo a fare step. Piedi sugli asciugamani, 30 secondi anche qui. Vai. Secondi, ok, ci mettiamo lateralmente, le ginocchia tirate verso il petto, busto invece ruotato verso l'alto, laterali, su, vai, prima a destra e poi a sinistra, il ritmo. Ok, cambia lato, stesso lavoro, ci giriamo dall'altra parte, pronta, due, via, su, 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 su. Cerchiamo di tenere molto alte le ginocchia piegate al petto. Prossimo esercizio ci rimettiamo in plank. Ok, attenzione perché in questo plank dobbiamo sollevare prima la gamba destra, braccio sinistro e poi il contrario. Ok, pronta? 3, 2, vai. Op, cambia, op, cambia, op. Cambia, vai, 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 ancora, via, 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 ultimi secondi, forza, ok, step di nuovo con gli asciugamani. 30 secondi, siamo, via, ci siamo, ok, e ora il crunch con i piedi sulla sedia, poggiamo, piedi poggiati, quindi gambe a squadro, vai, secondi, 3, 2, 1, perfetto, ci mettiamo seduti e qui dobbiamo andare in equilibrio destra, sinistra, tengo un bel respiro, via, forza. Vai a mollare. Anche l'ultimo. Ok, di nuovo con le asciugamani, piedi poggiati, 30 secondi, pronto? Vai. We'll be right back.
rimettiamo di nuovo crunch con i piedi poggiati sulla sedia, questa volta con torsione del busto. Pronta? Vai! Ultimi secondi. Perfetto, ci giriamo e ora andiamo di slancio con le braccia salendo col busto, ok? Questo, pronta? Vai! So, hop, vai! So, hop, vai! So, hop, vai! So, hop, forza ancora! Su, dai che ci rimane l'ultimo step con gli asciugamani. Quindi sono due giri di addominali. Perfetto, l'ultimo step con gli asciugamani. Pronta? Ci siamo? Vai! Perfetto. Possiamo iniziare adesso il lavoro dei glutei. Anche qui, come abbiamo fatto prima, saranno due giri composti da 6 esercizi per ogni giro. Ogni due esercizi che andremo a fare lavoreremo con la cassa d'acqua appoggiata sul bacino e faremo queste spinte in alto, ok? Quindi ricordiamocelo sempre, ogni due esercizi spinte in alto con la cassa sul bacino. 30 secondi per ogni esercizio, 10 secondi di recupero e tra un giro e l'altro recupereremo un minuto. Direi di partire, il primo lavoro saranno alzate laterali. Siamo pronti? Ci mettiamo in ginocchio, gomiti poggiati, pronta? Vai, su, forza, cerchiamo di sentire il ritmo, 30 secondi per ogni lato. Ancora qualche secondo. Perfetto. 10 secondi di recupero e cambiamo gamba. Pronta? 5, 4, 3, 2, 1, vai. Ultimi secondi, 3, 2, 1, ok, andiamo un attimo dietro, il prossimo esercizio, ritorniamo di nuovo sulla gamba destra e qui dobbiamo andare invece spinte in alto,
Ok? 3, 2, vai! Anche qui cerchiamo di seguire il ritmo. Prima con la gamba destra, 30 secondi, e poi cambiamo e facciamo lo stesso lavoro con la gamba sinistra. 2, 1, ok, 10 secondi di recupero e partiamo. Pronta? 4, 3, 2, 1, vai! Qualche secondo, e poi vi ricordo che ogni due esercizi lavoriamo con la cassa d'acqua. Ok, ci mettiamo spalle a terra, prendiamo la cassa d'acqua, la appoggiamo sul bacino e iniziamo il nostro lavoro. Pronta? Vai! Ultimi secondi, respiro. Allora, ci poggiamo lateralmente, ginocchio poggiato a terra, 30 secondi, spinta in alto, vai. Qua lavoriamo sulla parte laterale del gluteo, ovviamente anche qui, prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Mi raccomando di non poggiare mai a terra la gamba con il piede in sospensione, mi raccomando, sempre esclusivamente isolato il lavoro che facciamo sul gluteo. Ultimi secondi, cambiamo lato. Mi raccomando, fate in modo che la punta del ginocchio della gamba che sta sotto sia in allineamento con quella sopra. Via, via, su, su, su. Lo sentite molto il lavoro, perché isoliamo veramente tantissimo il gluteo laterale in questo esercizio. Ci siamo quasi. Uno. Ok, ci rimettiamo di nuovo in ginocchio. Qui dobbiamo lavorare più o meno come abbiamo fatto prima, soltanto che il ginocchio va a toccare il polpaccio dell'altra gamba e risale. Ok? Pronta? Vai. Quindi va all'interno, il ginocchio va, si spinge verso l'interno. Vai. 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 Andiamo a toccarlo il polpaccio, lo dobbiamo sentire. Pochi secondi ancora, 2, 1, ok, recupero un attimo, andiamo sull'altra gamba, ci siamo, 4, 3, 2 e vado, via. Sempre in contatto ginocchio polpaccio. Vai, e poi la spinta in alto. Ci siamo quasi. Bene, riprendiamo il nostro lavoro con la cassa d'acqua, quindi ci rimettiamo spalle a terra. Cassa d'acqua sul bacino, altri 30 secondi. Pronta? Vai!
anche qui cerchiamo di ascoltare la musica, di seguire il ritmo. Oh, oh, oh. Subito dopo dobbiamo metterci in piedi e lavorare con la sedia, ok? Quindi ci mettiamo in piedi, ci mettiamo dietro la sedia. Dobbiamo abbinare un lavoro laterale a uno posteriore, ok? Vai, lato, dietro, lato, dietro, tac, hop, tac, hop. Cercando di rimanere ferma col busto e quindi di isolare molto il lavoro del gluteo. Ancora poco. Perfetto, pronto a cambiare gamba, sempre più o meno lo stesso lavoro, di lato e dietro. Pronta? 3, 2, vai, di lato, dietro, di lato e dietro, via, hop, tap, hop. Sempre busto dritto. Prossimo lavoro lo facciamo di nuovo a terra, in ginocchio, distensioni della gamba dietro, verso l'interno. Ok, ci rimettiamo a terra. Gomiti poggiati, gamba destra distesa dietro e chiudo verso l'interno. Vai. Hop. Hop. Con la punta del piede vado a toccare terra dall'altra parte. Sento il contatto. Qualche secondo di recupero e cambiamo gamba. 4, 3, 2, 1, vai. Subito dopo vi ricordo che abbiamo di nuovo l'ultimo da fare con la cassa d'acqua sul bacino. Con la cassa d'acqua sul bacino andiamo a concludere questo giro. Pronta? 3, 2, vai! Ultimi secondi. Perfetto. Possiamo iniziare adesso il lavoro dei glutei. Anche qui, come abbiamo fatto prima, saranno due giri composti da 6 esercizi per ogni giro.
ogni due esercizi che andremo a fare lavoreremo con la cassa d'acqua appoggiata sul bacino e faremo queste spinte in alto, ok? Quindi ricordiamocelo sempre, ogni due esercizi spinte in alto con la cassa sul bacino. 30 secondi per ogni esercizio, 10 secondi di recupero e tra un giro e l'altro recupereremo un minuto. Direi di partire, il primo lavoro saranno alzate laterali. Siamo pronti? Ci mettiamo in ginocchio, gomiti poggiati, pronta? Vai, su, forza, cerchiamo di sentire il ritmo, 30 secondi per ogni lato, ancora qualche secondo. Perfetto, 10 secondi di recupero e cambiamo gamba. Pronta? 5, 4, 3, 2, 1, vai! Ultimi secondi, 3, 2, 1, ok, andiamo un attimo dietro, il prossimo esercizio, ritorniamo di nuovo sulla gamba destra e qui dobbiamo andare invece spinte in alto, ok? 3, 2, vai! Anche qui cerchiamo di seguire il ritmo. Prima con la gamba destra, 30 secondi, e poi cambiamo e facciamo lo stesso lavoro con la gamba sinistra. 2, 1, ok, 10 secondi di recupero e partiamo. Pronta? 4, 3, 2, 1, vai! Qualche secondo e poi vi ricordo che ogni due esercizi lavoriamo con la cassa d'acqua. Ok, ci mettiamo spalle a terra, prendiamo la cassa d'acqua, la appoggiamo sul bacino e iniziamo il nostro lavoro. Pronta? Vai! Ultimi secondi, respiro, allora ci poggiamo lateralmente, ginocchio poggiato a terra, 30 secondi, spinta in alto, vai! Qua lavoriamo sulla parte laterale del gluteo, ovviamente anche qui, prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Mi raccomando di non poggiare mai a terra la gamba con il piede in sospensione, mi raccomando sempre esclusivamente isolato il lavoro che facciamo sul gluteo. Ultimi secondi, cambiamo lato. Mi raccomando, fate in modo che la punta del ginocchio della gamba che sta sotto sia in allineamento con quella sopra. Via, via, su, su, su. Lo sentite molto il lavoro, perché isoliamo veramente tantissimo il gluteo laterale in questo esercizio. Ci siamo quasi. Due,
1. Ok, ci rimettiamo di nuovo in ginocchio. Qui dobbiamo lavorare più o meno come abbiamo fatto prima, soltanto che il ginocchio va a toccare il polpaccio dell'altra gamba e risale, ok? Pronta? Vai! Quindi va all'interno, il ginocchio va, si stringe verso l'interno. Vai, 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 vai. Andiamo a toccarlo il polpaccio, lo dobbiamo sentire. Pochi secondi ancora, 2, 1, ok, recupero un attimo, andiamo sull'altra gamba, ci siamo, 4, 3, 2 e vado, via. Sempre in contatto ginocchio polpaccio, vai, e poi la spinta in alto. Quasi. Bene, riprendiamo il nostro lavoro con la cassa d'acqua, quindi ci rimettiamo spalle a terra, cassa d'acqua sul bacino, altri 30 secondi. Pronta? Vai! Anche qui cerchiamo di ascoltare la musica, di seguire il ritmo. Op, op, op. Subito dopo dobbiamo metterci in piedi e lavorare con la sedia. Ok? Quindi ci mettiamo in piedi, ci mettiamo dietro la sedia. Dobbiamo abbinare un lavoro laterale a uno posteriore. Ok? Vai, lato, dietro. Lato, dietro, tac, hop, tac, hop. Cercando di rimanere ferma col busto e quindi di isolare molto il lavoro del gluteo. Ancora poco. Perfetto, pronto a cambiare gamba. Sempre più o meno lo stesso lavoro, di lato e dietro. Pronta? 3, 2, vai! Di lato, dietro, di lato e dietro. Via. Op, tap, op. Sempre busto dritto. Prossimo lavoro lo facciamo di nuovo a terra, in ginocchio, distensioni della gamba dietro, verso l'interno. Ok, ci rimettiamo a terra. Gomiti poggiati, gamba destra distesa dietro e chiudo verso l'interno. Vai. Op, op. Con la punta del piede vado a toccare terra dall'altra parte. Sento il contatto. Qualche secondo di recupero e cambiamo gamba. 4, 3, 2, 1, vai. Subito dopo vi ricordo che abbiamo di nuovo l'ultimo da fare con la cassa d'acqua sul bacino. Con la cassa d'acqua sul bacino andiamo a concludere questo giro. Pronta? 3, 2, vai!
Ultimi secondi. Perfetto. Ok? Allora io direi di cominciare e iniziamo subito con lo squat. Lo squat lo faremo immediatamente con la bottiglia d'acqua, ok? Pronti a partire? 12 ripetizioni, posizione corretta, gambe più o meno larghezza spalle, le punte rivolte verso l'esterno. 4, 3, 2, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e ultimo, ok. Ci mettiamo subito pettorali, piegamenti sulle braccia, ci mettiamo facile, ginocchia appoggiate a terra. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok, prossimo esercizio, dorsali. Qui ci servono due casse d'acqua. Per fare questo esercizio andremo a fare un lavoro di questo tipo, ok? Schiena dritta, appiattita, 12 ripetizioni, cercando di mantenere i gomiti aderenti al busto. 4, 3, 2, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e l'ultimo, ok. Riprendiamo le bottiglie d'acqua, lavoriamo per le spalle, alzate laterali, 12 ripetizioni anche qui, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi due, perfetto, lasciamo le bottiglie d'acqua, utilizziamo la sedia per i piegamenti delle braccia ma per i tricipiti, quindi ci mettiamo ai bordi della sedia, pronta per partire, 12 ripetizioni, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi due, perfetto. Attenzione adesso, bicipiti. Qua possiamo scegliere di utilizzare o la cassa, ok, per il lavoro dei bicipiti e fare questo lavoro, o altrimenti le bottiglie d'acqua, ok? Io direi di iniziare a lavorare direttamente con la cassa. 4, 3, 2, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ultimi, forza, l'ultimo, ok, lasciamo la cassa d'acqua e ripartiamo con lo squat. Secondo giro, anche qui
prendiamo la bottiglia d'acqua, 4, 3, 2, vai, up e su, 2, su, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ultimo, ok, piegamenti sulle braccia, pronta, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok, dorsali, le due casse d'acqua, mi raccomando sempre la schiena dritta, 12 ripetizioni, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok. Alzate laterali, bottiglie d'acqua, 4, 3, 2, vai, up e scendo, 2, giù, 3, giù, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza le ultime, vai, l'ultimo, perfetto, lascio le bottiglie, tricipiti, piegamenti sulle braccia, pronta, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, devo andare dietro con i gomiti, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai, l'ultimo, ok, bicipiti, lo facciamo vedere anche con le bottiglie i bicipiti, ok, 4, 3, 2, via, up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ok, ricominciamo con lo squat, facciamo l'ultimo giro, pronta, 4, 3, 2, vai, 1, up, 2, su, 3, su, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza che abbiamo finito, oh, l'ultimo, ok, piegamenti sulle braccia, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, l'ultimo, ok, casse d'acqua, dorsali, schiena dritta mi raccomando sempre, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forse più 2, vai e vai, ok, alzate laterali, 4, 3, 2, via, 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, forza, 10, ultime due, vai, l'ultimo, bene, piegamenti sulle braccia, per i tricipiti ovviamente, 4, 3, 2, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forza, 11
e 12. Ok, l'ultimo lavoro, bicipiti, prendiamo le bottiglie in questo caso, se volete utilizzare la cassa fatelo, pronta, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, forse le ultime due, vai, perfetto. Bene ragazzi, ora è il momento di dedicarci un attimino anche allo stretching. Partiamo ad allungare prima i pettorali, ancorate la mano ad uno spigolo, qualcosa che sia fisso, e andiamo cercando di allungare in maniera tranquilla, senza forzare troppo. La sensazione di allungamento deve essere sempre piacevole, ok? Quindi non trasformatela mai in un dolore, altrimenti vuol dire che state allungando un po' troppo. Cambia. Stesso lavoro dall'altro lato. Perfetto. Andiamo a lavorare un attimino sull'allungamento dei tricipiti. Tira il braccio da un lato. Cambia braccio. Bene, ora cercando di non perdere l'equilibrio, utilizziamo la sedia per non farlo e qua vado dietro. Tiro dietro bene il quadricipite. La stessa gamba, la poggio in avanti. Cerco di scendere col petto in avanti e le spalle dietro, per cui schiena dritta. E sempre per la stessa gamba, poggio il piede sul ginocchio, ti abbassi, l'altra mano preme un po'. Bene, su, cambia lato. Andiamo prima a tirare dietro il quadricipite. Cerchiamo di mantenere le gambe unite. E poi vado con la gamba in avanti, abbasso piano piano il busto. Rialzo, poggio il piede sul ginocchio, ti abbassi la mano sopra che preme un po'. Bene, ora mi metto a terra. Pieghiamo il piede destro, fletto in avanti. Su, fai un bel respiro. Ripeto la discesa, questa volta raggiungo la punta del piede, tiro un po'. Rialziamoci e andiamo attorno. Se stanchezza. Ma stretching è facile. Sì, non so. Allora, pieghiamo la gamba destra all'interno coscia, flettete in avanti il busto, raggiungiamo la caviglia, tiriamo un po' in modo da creare tensione alla parete posteriore della gamba. Mantengo qualche secondo, rialza il busto, fai un bel respiro, ripetiamo la discesa, raggiungete la punta del piede, tiratela un po'. Bene, rialzati, ruotiamo il busto dalla parte della gamba piegata, una mano ancorata sul ginocchio, aiuta il busto a ruotare. Manteniamolo dritto, perpendicolare a terra. Gira fino avanti, la gamba piegata va ad accavallare quella distesa, abbracciate il ginocchio al petto, tiratelo forte verso di voi. Ripetiamo di nuovo la torsione, questa volta la spinta però è del gomito sul ginocchio, sempre torsione del busto. Bene, allora cambiamo gamba, pieghiamo la gamba sinistra, fletto in avanti, vado giù. Rialzati una prima volta, fai un bel respiro, di nuovo giù, raggiungete la punta del piede, tiratela. Una volta su quel busto, ruotate il busto dalla parte della gamba piegata. Ruotate bene. Bene, giriamoci in avanti, accavallate la gamba, abbracciate il ginocchio al petto, tiratelo forte mantenendo dritta la schiena. Dritti, mi raccomando. Ripetiamo la torsione, la spinta del ginocchio, del gomito sul ginocchio.
and enjoy this moment. Benissimo. Ora incrociate le gambe e andiamo su con le braccia. Le mani sono separate, ben allungate verso l'alto, e la spinta destra, sinistra e delle spalle, senza piegare il braccio al gomito. Su, su, vai ancora, lungo, lungo, afferrate il polso della mano destra e tirate da un lato. Cambiate, tirate dall'altra parte. Ora, con le spalle rilassate allunghiamo i muscoli del collo. Prima dal lato destro. Cambiate, sempre una leggera pressione della mano. Ora lo fai con tutte e due le mani, la spinta in avanti. E concludo dietro, fai un bel respiro profondo. E ragazzi, grazie e ci vediamo alla prossima.